Partiamo da Sanremo o dalla Hall of Fame? Allora, partiamo dalla Hall of Fame perché penso che a livello cronologico viene prima. E da che cosa partiamo? Sei diventato famoso. Sì, entro nella stanza della fama, cosiddetto. Quindi. Dai, una cosa molto bella. Credo che questo sia uno dei riconoscimenti più importanti, insomma, che un atleta, in questo caso perché me lo danno da atleta. Poi la prossima sfida è entrare come allenatore, però sembra che se non hai 65 anni non ti prendono in considerazione, quindi bisogna aspettare qualche anno. Però è un riconoscimento importante, insomma, dai, sì. Chiaramente è un riconoscimento individuale, ma poi si sa che il percorso è fatto da tante persone, tante squadre, tanti allenatori, insomma, c'è di tutto. Però credo anche che questo rappresenti un riconoscimento anche alla persona, insomma, per dirgli qualcosa di buono hai fatto, entri nella storia di una federazione dello sport italiano, e quindi è molto bello. Visto che te lo danno da atleta e da tecnico ti manca solo l'età per entrarci perché hai già vinto mondiale e un europeo da CT, da atleta mi ricordo anche il tuo passaggio palleggiatore-allenatore a Cuneo, insomma ne hai fatte veramente tante. Cosa ti ricordi di quell'epoca? Che ormai è un'epoca perché la pallavolo è cambiata tanto. Beh, mi ricordo, come dicevo prima, che è stato un percorso poi abbastanza lungo, perché insomma mi hanno sopportato fino a 41 anni e mezzo come giocatore. Gli ultimi 2 anni ho fatto l'allenatore giocatore, è stata un'esperienza straordinaria, molto particolare. A Cuneo sono stati 2 anni importanti nel passaggio, diciamo, di ruolo, che mi hanno aiutato. Sono stato molto inteso, ma mi hanno aiutato molto poi nel passaggio. Però se penso, insomma, a tutta la carriera, ce n'è tanta roba dentro, tantissima, dai tempi di Squinzano, Ugento, passaggio per Modena, poi Montichiari, che era, anzi Carpenedolo era all'inizio, attenzione, Carpenedolo, non ci sbagliamo, poi da Padova, Falconara, Cuneo. Cuneo, Montichiari, Montichiari, Cuneo, insomma, devo dire che poi delle piazze sono state un pochino più, no, non più importanti, ma nelle quali, insomma, sono stato diversi anni, come è stato Macerata Civitanova, come allenatore, dove è stato come giocatore, sicuramente Cuneo e Montichiari sono state le due società nelle quali ho militato più anni. Insomma, sono tanti ricordi, sono tante cose che, insomma, sono servite per poi arrivare, insomma, a essere sempre il migliore possibile, diciamo, come situazione. Senti, negli anni del tormentone Toffoli, Vullo, Velasco, tu alla fine c'eri sempre con il mondiale, 3 mondiali vinti, un torto di Velasco è stato quello di non portarti alle Olimpiadi. Beh, quelle del 92 è probabile, perché poi devo dire che nel 96 io ero già, non avevo dato l'addio alla nazionale, come non l'ho mai Non l'ha mai dato. dato. Non l'ho mai dato, però c'era già stato un po' un cambio generazionale perché era entrato Meoni, eccetera. Quindi io, però nel 92 ha fatto questa scelta. Vabbè, adesso non è che gli dobbiamo dare la responsabilità su questa cosa qui. No, si Magari scherza. fosse bastato questa cosa. Però ecco, quella mi è mancata, sì, come giocatore quella mi è mancata perché faceva parte un po' del gruppo, però. Adesso faccio l'allenatore e capisco anche che quando si fanno delle scelte in quel momento, l'allenatore in quel momento pensa alla cosa migliore della squadra, per la squadra. Quindi io credo che lì Giulio avesse fatto una scelta ben precisa e poi, chiaro, le cose, insomma, si devono accettare. Però ho fatto un'Olimpiade, l'ho fatta, dai, quella con Pitera nell'88, che tra l'altro è stata una bellissima Olimpiade perché è stata la prima dopo un sacco di Olimpiadi dove c'è stato forfait di tante nazioni, e poi adesso mi sto preparando e ci stiamo preparando per farne una da allenatore anche. Come stai vedendo questo campionato, giusto per arrivare a parlare anche di nazionale di quest'anno? Qualche sorpresa, tutti confermati? No, il campionato è sempre molto competitivo. Questo è poco ma è sicuro, è molto competitivo come è il campionato italiano, e credo che questa sia una cosa importante. In generale le squadre come Perugia e Trento, che sono quelle un pochino più accreditate, anche se Piacenza, poi abbiamo visto nell'ultima partita, quando riesce a giocare al completo
e soprattutto leal, riesce a giocarle a certi livelli, è altrettanto competitiva come situazione. Quindi bisognerà vedere Piacenza come arriverà anche nei play-off. Quindi queste, diciamo, sono un po' le tre squadre, con Civitanova che secondo me ha sempre un roster molto interessante, che può fare delle buonissime cose. L'altro, insomma, io quello che mi auguro è che alcuni giocatori giochino il più possibile, perché chiaramente ci prepariamo a un'Olimpiade, non c'è, diciamo, molto tempo, quindi il fatto che alcuni giovani possano giocare con più continuità significa per me, ma anche per loro, arrivare in una condizione un po' più pronta, diciamo, per quello che dobbiamo fare. Ci saranno sorprese nei convocati? Dobbiamo aspettarci qualcosa di nuovo? Sai, l'anno delle Olimpiadi non è un anno di sperimentazione, questo è poco ma è sicuro, quindi sì, ci potrà essere, ma non ci saranno dei grandi stravolgimenti, ma sicuramente coinvolgeremo ragazzi interessanti, soprattutto nella parte della VNL, perché comunque ci sono ragazzi che si stanno mettendo, diciamo, in evidenza, e quindi faranno parte un po' del grande progetto, però non è che ci saranno grandi sperimentazioni. Chiedo un'ultima cosa, alle Olimpiadi con Velasco, compagni di nazionale? Alle Olimpiadi con Giulio, sì, lui alla fine, ma non me lo sarei mai, cioè uno se 20 anni fa avesse pensato a sta cosa qua direbbe ma non è possibile, invece è capitata, lui al femminile è venuto a vedere una partita di Coppa Italia, l'abbiamo vista assieme. Mi parlava solo del maschile, io ho detto Giulio parliamo anche del femminile un pochino, perché però sì dai, sarà una, cioè, adesso ci dobbiamo guadagnare la qualificazione, perché secondo me siamo messi in buona posizione, però le cose dobbiamo fare, quindi io quello che mi auguro veramente di condividere moltissimo fino alla fine con Giulio.